Noi la chiamiamo cura d'acqua, la troviamo marina. Se ti passa in capo, tu cavolo la mare. Sono le 4 di notte, una tempesta si abbatte sulla baia di Porticello, nel palermitano. Non c'è scampo per il super yacht inglese Beisan, un gioiello di tecnologia con un albero alto 75 metri, è il secondo più grande al mondo. Queste immagini le ha riprese il pescatore Fabio Cefalù. È durato 10 minuti l'intensità, quella più forte, con il tornado, e 20 minuti di pioggia. Pochissimo, un attimo. Sì, un attimo, 20 minuti. Abbiamo trovato il satellitare della barca a vela. Siamo stati 2 ore a mare, ma noi non abbiamo trovato nulla, abbiamo trovato solo i pezzi della barca a vela. A bordo c'erano 22 persone, tra cui l'uomo d'affari inglese Mike Lynch e sua figlia, che risultano tra i dispersi insieme ad altre 4 persone intrappolate a 49 metri di profondità. È stato recuperato invece il corpo del cuoco. Carsten Borner è il comandante della nave olandese che era ancorata a pochi metri dallo yacht. Quando il vento è finito non c'era più la nave, ma poi abbiamo visto un razzo di segnalazione e con il nostro tender siamo andati in quella direzione. Abbiamo incontrato una scialuppa di salvataggio con a bordo 15 persone. C'era una bimba piccolissima. Cosa vi hanno detto? In quanto tempo è affondata la nave? L'equipaggio ci ha detto in 2 minuti. Solo 2 minuti? Questo è quello che ci hanno detto. Tra i sopravvissuti c'era anche la moglie del tycoon, Mike Lynch. Sì, c'era anche lei, era ferita. Quando sono arrivati i soccorsi per portarli a terra, non se ne voleva andare, aspettava notizie. Perché secondo lei la sua nave si è salvata e l'altra è addirittura affondata? Non lo so, sicuramente la mia è una nave molto buona. Quello che le posso dire per esperienza è che quando ci sono tempeste con fulmini, gli alberi troppo alti sono pericolosi. Non sono sicuri? No, ma sono molto di moda, devono essere sempre più alti e più alti e più... Si abbracciavano, piangevano, ho dato subito dei vestiti asciutti, tutto quello che avevano bisogno, telefoni, chi chiamava a casa, non so, parenti. Non si prevedeva tutto questo tempaccio, no. Lo yacht era messo giusto. Ormai questi sbalzi di temperatura, sconti di aria fredda, aria calda, il tempo fa ormai brutti scherzi la natura, quindi ora ci dobbiamo preparare noi a questi scherzi. Questo ci fa imparare che quando vediamo maltempo ci stiamo a casa. Che il pescatore sa quando esce, ma non sa quando torna. Thank you.